sempre in quel posto, in quel negozio Natura Sì che io ho trovato a Sesto San Giovanni, quindi è un negozio totalmente naturale con prodotti biologici, ho trovato il fantastico cubo di Aleppo, che ha questo odore un po' particolare. All'interno è verde, vedete, è proprio verde, e fuori è marroncino. Ne avevo sentito parlare da Alice, che vi metto il link sotto se non la conoscete, però vabbè, dubito. È un cubo particolare, praticamente fatto di sostanze totalmente naturali, privo di silicone e quant'altro, è composto da puri grassi, quindi è composto da olio d'oliva e dall'oro, e ne esiste in diverse gradazioni, quindi ci sono varie percentuali con i quali è fatto questo sapone. Io ho comprato la percentuale del 30%, poi cosa ho fatto? Sono andata a tagliarlo un pochino e ho prelevato questo pezzettino che io quotidianamente, mattina e sera, mi passo proprio sulla pelle. Non crea un effetto di schiuma, non crea un effetto di schiuma, crea solamente una specie di gellino, di patinina senza neanche schiuma, che io vado a passare bene su tutto il viso, sempre, 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 e poi vado a sciacquare. Lascia la pelle bella, bella, cioè una volta sciacquato il viso sembra di avere la pelle proprio pulita in profondità. È ottimo come prodotto. Può capitare, come sta succedendo a me, che è talmente forte come prodotto, non forte, è talmente. Va a fare un'operazione di pulizia talmente profonda che può capitare che spuntino dei brufoletti. Quindi in questo momento, io lo sto usando da un pochino, mi sono spuntati altri brufoletti. Quindi prima c'è questo sfogo iniziale, c'è questo sfogo iniziale con dei brufoletti che fioriscono sulla tua facciuina. E dopodiché, continuando sempre ad utilizzarlo in maniera costante, come tutte le cose, va a migliorarti molto la pelle. Io già lo sento perché comunque va proprio a riequilibrare totalmente il sebo della tua pelle. Quindi trovo molto meno lucida la pelle, non ho problemi di aloni sulla zona T o quant'altro. Mi sto trovando veramente bene. La casa che lo produce si chiama Nour. Poi vi metto sempre il link qua sotto per quanto riguarda il sapone di Aleppo. C'è al 20, al 30, al 50%. Diciamo che in linea generale tutti possono utilizzarlo. Magari quello al 50% va proprio ad essere utilizzato per le persone che hanno proprio un problema di pelle grassa molto 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 forte. Io in linea generale ho preso il 30 perché ho detto proviamo a vedere come reagisce la mia pelle, e devo dire che il risultato è buono. Poi della Nour, purtroppo da Natura Sì non c'era nient'altro, perché io avrei voluto provare volentieri altri prodotti, tipo so che c'è un latte loro detergente, perché un pochino va a seccare la pelle. Adesso a me non secca la pelle per niente, perché non lo so, probabilmente ho la pelle abbastanza grassa, o comunque ha bisogno proprio di una rigenerazione, come posso dirvi. Quindi comunque non trovo zone, però magari se voi avete delle zone più secche, o quando lo provate, dopodiché vedete che comunque magari delle zone, tipo questa zona qua, che magari è meno grassa o così via, vedete che appunto si secca, andate magari a passare un latte detergente. Loro hanno proprio anche il latte della stessa linea, sempre l'ho sempre visto da Alice. Io purtroppo questo non l'ho potuto provare e mi dispiace tanto perché mi sarebbe piaciuto, però vabbè, per ora continuerò sicuramente con il cubo di Aleppo. Niente. Passiamo alla zona make-up e smalti, perché ho fatto recentemente un paio di acquistini che volevo condividere con voi. Quindi, sicuramente rivalutato il sito della My Body Soul. È
Era un po' che ne sentivo parlare, ma i body soul, ma body soul, ho detto provo a prenderli. Allora, poverini, mi dispiace per loro, però nel senso, io ho acquistato e i prodotti mi sono arrivati un mese dopo. Loro sono stati gentilissimi, perché io li ho contattati chiedendo comunque informazioni per quanto riguardava il mio ordine, e loro mi hanno detto che purtroppo una palettina che io avevo ordinato era arrivata da loro, visto che loro comunque lavorano con tutte queste cose di importazione, era arrivata loro rotta e quindi hanno dovuto rimandare tutto. Tutti quanti pezzi indietro e hanno dovuto rifare di nuovo l'ordine. Quindi io ho dovuto aspettare un mese. Una cosa, vabbè, ho detto fa niente, aspetto. Mi hanno mandato però degli omaggini. Allora, io inizierei facendovi vedere lei, la palettina della Zoeva. Questa è la 96 colori. Volevo prendere la shimmer e la matte, ma ho notato che come dire, i colori non erano belli intensi, erano tutti sul marroncino, non mi piaceva, io avevo voglia di colori come questi, belli intensi, dei blu. Sono veramente piccolissime le cialdine adesso, non so se riuscite a vedere, i colori sono ottimi, nel senso scrivono e quant'altro, però le cialdine sono, lasciano un attimino a desiderare, quando l'ho aperto ho detto... Ah, caspiterina, sono microscopici. Però vabbè, per il costo che hanno va più che bene. Cioè, vi posso far vedere magari qualcosa swatchato. Questo è un verde molto bello. Magari un viola anche lui. Sono belli, sicuramente. Sono molto farinosi, come ho sentito dire da molte ragazze. Sono farinosissimi. Però il risultato. Adesso con questa fotocamera qua, ragazze, c'è da mettersi le mani nei capelli, però il risultato è sicuramente buono. Quindi comunque, se non siete così sfigate come me, potete anche ordinare da My Body Soul. Io sono stata un po' sfortunella. L'altra cosa che ho comprato è questo, di cui sono totalmente, ma totalmente delusa, perché io avevo ordinato, penso, adesso non ricordo, avevo ordinato... questo kit di blush scuri, perché comunque essendo scura e guardate qua, mi sembrano più correttori che prodotti per fare un contouring o quant'altro. Allora, ci sono questi due, uno in verde, uno in bianco e sono chiari, cioè, quindi li posso utilizzare come correttori magari, però non era questo quello che volevo fare. Il prodotto più scuro, forse è questo. Sì. Cioè, giusto per farvi vedere. Il prodotto più scuro è questo qua. Non si vede niente. Cioè, perché cosa lo uso? Cioè, non va bene zero per la mia pelle. Cioè, è troppo chiaro. Questo va bene perché ha un colorito, un incarnato. Rosato o chiaro, io con questi non ci faccio niente, ragazzi, cioè proprio non ci faccio proprio niente. E vabbè, sono rimasta delusa un pochino da questa cosa, però d'altro canto mi hanno mandato in omaggio quest'altra palettina, che è una palettina di rossetti. Palettina di rossetti di vari colori, varie sfumature. Sono belli, questi sì, questi sono belli. Sono scriventi, non c'è niente da dire, sono ottimi come colori, non sono lip gloss, nel senso non sono trasparenti, scrivono, quindi sono veri e propri rossetti. L'unica pecca è che io, per quanto mi riguarda, uso poco i rossetti così intensi, li uso veramente poco, quindi è andata un attimino scemando questo omaggio che loro mi hanno fatto. Sono belli, li ho utilizzati già, quindi mi ci sono trovata bene, però io vado sempre su un colore nude delle labbra perché mi piace molto di più truccare gli occhi che truccare la bocca. Quindi, vabbè, facciamo che va bene lo stesso, facciamo così. Allora, la penultima cosa che vi volevo far vedere sono i due ombretti
della collezione Very Vintage della Pupa. Sono buonissimi, nient'altro da dire. Sono. Ho preso il numero 2 e. No, il numero 1 che è un rosa con una parte brillantinata che va sull'argentato. Il numero 3 che è un corallo bellissimo che ha la parte brillantinata, ecco, volato lo scovolino, la parte brillantinata è dorata, quindi giusto per farvelo vedere, questo è il corallo. E questo sopra è dorato. Molto belli, molto belli. Poi, altra cosa, passiamo agli smalti. Gli smalti li ho presi da Essence. Allora, ho preso un top coat della Essence, quindi lo smaltino da mettere prima. Poi ho comprato un ultra strong nail repair per andare a proteggere le unghie e rinforzarle, visto che io faccio la ricostruzione ogni tanto e si distruggono le unghie. E poi ho preso tre colorini. Il primo è questo, che è un grigio. È un grigio, si chiama Movie Star, ed è rotto anche, è caduto, ebbene sì, si è distrutto. Il secondo è un verde bellissimo, tutto glitterato, e si chiama Choose Me, è il numero 38. E poi ho preso questo, che è un marroncino con dei glitterini verdi, e si chiama Absolutely Stylish. È quello che ho su adesso, anche se è messo in maniera molto vaga. Ho preso questo che è un brillantinato da, secondo me, da aggiungere su gli altri smalti e si chiama Giulia. E poi, sempre della collezione Love Berlin, l'altra cosa che non vi avevo fatto vedere è questo lip gloss, è un burro cacao, lip balm, che sa di fragola. L'altro colore che c'era era un colore rosato, che però a me non piace perché già ho le labbra molto scure e tendo sempre a eliminare il colore delle mie labbra perché non mi piace proprio. Quindi non vado a comprare un burro cacao rosa perché che accentui questo fatto. Quindi l'ho preso bianco che è trasparente. Famose goccine che io purtroppo però vi devo dare una brutta notizia, per quanto mi riguarda non hanno funzionato un cavolo. Perché io le ho messe dopo aver messo lo smalto, ma il risultato è stato questo. Quindi l'ho messo e dice di aspettare un minuto, ho aspettato un minuto, ma dopodiché si è tolto lo smalto. Quindi vabbè, ci riproverò, vi farò sapere se magari sono stata io cretina o probabile, cioè non vi dico di no. Basta, direi che ho finito di tormentarvi. E niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Adesso non so di quanti milioni di miliardi di ore sarà, magari lo dovrò anche dividere. Però vabbè, fatemi sapere un pochino e ditemi se avete delle richieste, ecco, delle cose che vi piacerebbe sapere o che vorreste che io provassi. Io sono qui per voi. Quindi qualsiasi cosa sono disponibile, ok? Un bacione enorme, ciao ciao e a presto!